요케 고생 야득을 하고 온바 어흥힘 벌어지 거컨 설 자코요스다 웨 버데 사좌 마하 사좌 고토 자라서 나선덕을 들어서 사레 고군 인힘은 우굴웨 챤흥 고군 야 마라도 삼월록 다 Quindi tutti noi recitiamo il guru yoga di Lama Tsongkhapa. In questo periodo decenerato hai abbandonato gli otto dharma mondani e hai praticato in modo puro. Per cui questi sono alcuni dei passaggi, le strofe della preghiera eh, del Guru Yoga di Amazon Kappa, dove si, eh, ci si rallegra della eh, sua biografia e delle sue azioni pure, e dal momento che noi seguiamo questo lama, eh, quando dice che sei applicato in tanto ascolto, questo è molto importante. Che cosa vuol dire? Mm per cui anche se uno studia il dharma ma non lo applica la propria mente è difficile dire che questo dharma che ha studiato diventa effettivamente dharma e infatti così dice tu che hai abbandonato gli otto dharma mondani hai, compiuto, hai ascoltato tantissimo per cui separati dagli otto dharma mondani come il Buddha Shakyamuni, prima generato la mente dell'illuminazione e per tre eoni eh, ill illimitati ha praticato le sue perfezioni, completamente privo di otto dharma mondani. Per esempio... <coughs> Molti. In passato molti mongoli venivano all'ASA a studiare, diventavano dei de grandi eh, saggi. Per cui dal momento che è importante eh, l'ascolto, la pratica anche dopo l'ascolto e la riflessione, Gerimpoce ci ha mostrato che a un certo punto è andato a Ega, in questa zona del Tibet centrale, a praticare intensamente l'accumulazione di meriti, la purificazione, <totipotente> e nel centro, posto di ritiro di Latin, meditando la vacuità, Gerimpoce per cui nella sua biografia viene il momento in cui ha avuto la visione pura dei cinque grandi maestri Nagarjuna e i suoi figli spirituali in particolare fra questi il glorioso Buddha Palita gli ha toccato il capo di eh, Gerimpo c'è come dargli una benedizione col suo testo Buddha Palita e quel, quel giorno lì quando lesse il testo di eh, Buddha Palita nel passaggio eh, se fosse eh, quando, quando, quando lesse quel particolare passaggio del fondamento della saggezza che spiega appunto se è se non, e non è ne nemmeno diverso dagli aggreganti, per cui in quel momento, pensando al fatto che i fenomeni sorgono dipendendo, dipendono, non hanno una propria capacità, non, non vivono, non esistono per propria capacità. In quel momento il significato gli apparve così chiaro, privo di... Eh, privo di concetti e di elaborazioni, e realizzò direttamente la vacuità. E il, la realizzazione della vacuità di Gerimpo, cioè la portata della sua realizzazione, la possiamo veramente capire leggendo le, i due, eh, le due sezioni della visione speciale dei due lamri, leggendo il suo. Eh, scritti eccellenti eh, del inter significato interpretativo e definitivo del suo grande commentario al fondamento della saggezza e all'entrata in eh, madiamica allora vedremo, capiremo veramente la portata della sua grande realizzazione della vacuità <sussurra> Per cui uh, uh, ci sono queste quattro conseguenze che vi dico sempre, che, di cui parla Chandrakirti ovvero sia la prima è che eh, l'equilibrio meditativo dell'area distruggerebbe i fenomeni se fossero intrinsecamente esistenti o che i fenomeni convenzionali potrebbero sopportare un'analisi ultima o che il significato della mancanza di esistenza intrinseca sarebbe completamente nullo, eccetera. Per cui questi, questi quattro... Questi quattro eh, è potente, per esempio, io penso tutti i giorni rifletto su questa base pensando come eh, che se i fenomeni esistessero intrinsecamente potrebbero sopportare un'analisi ultima. È molto potente come riflessione, e per cui nei Lamrin di Gerinpo c'è, a differenza del New -Lam, il sentiero veloce, il sentiero facile di pencello, eccetera, eh, sono molto brevi queste Lamrim e, e, e fanno parte della traduzione Kadampa-Lamrimpa, non dei grandi trattati, come il Lamrincembo di Gerimpoc invece, eh, contiene il significato dei grandi trattati Nel, sempre nell'Ambrincemo Gerinpoce quando insegna le, le quattro nobili verità dice dal momento che è così queste, che le quattro nobili verità sono il fondamento la radice di tutti gli insegnamenti del Buddha Bhagavan noi che seguiamo il Buddha Bhagavan Dovremmo, dovremmo comprendere e fare diventare le, la base della nostra pratica le quattro nobili verità questo è Genipotese stesso dice così nell'amrincema noi perché il, il, noi rimaniamo invece attaccati a dei piccoli scritti come, che appartengono alla tradizione la eh, l'Amrimpa del Kadampa ma non dei Shumpapa dei Kadampa che seguono i grandi trattati per cui dovremmo concentrarci su questo invece di rimanere sui eh, brevi eh, insegnamenti allora per prima cosa eh, vorrei andare alle colophon della credo della l'odio dell'illuminazione delle tre fedi, che è la lode, la preghiera di richiesta. Così come ho detto, il Dharma vasto e profondo che il Buddha Bhagawan ha insegnato perfettamente è stato commentato con grande erudizione da coloro che sono i saggi eruditi dell'India nei loro trattati e scritture che aprono gli occhi di coloro che sono dotati di... kebe ombo teta ke kareen jesu chanpa tanga, me chi tebe teta ke jesu lo war menjingsi. Tate shukude, tengi, namlin, kyan diri, tsangri tanga, chujie, ngobo, yarki, tsato ru chindi, dinan, donzi, namien, chungshikam dirisi. Rangri, rangri, sangye ye Prensione. ricercando le ragioni con una mente imparziale che dubita invece di pensare a questo è il mio Dharma questa è la mia tradizione eccetera quella diventa una mente con pregiudizi per cui con una mente priva di pregiudizi che eh, possiede ragioni e analizza qual è il beneficio per cui, con una mente priva di preconcetti, però che possiede la capacità di capire le ragioni, perché se non capisci le ragioni, anche se sei se hai una mente imparziale, non sarebbe, non sarebbe sufficiente, ma non solo, anche se sei intelligente, ma non ti interessa il soggetto, per cui non andrebbe bene quindi dice ricercando con ragioni con una mente imparziale che dubila che adanisi il dettaglio così da generare la fede che è sostenuta dalla saggezza che nasce dall'averne visto le ragioni per cui una mente una mente che non, è, che non ha che è imparziale che non, ha, che non è prevenuta rispetto a quel soggetto con, che dubita e che analizza in dettaglio. Per cui che cosa vuol dire? Che non dice solamente: Ah, dal momento che l'ha detto Buddha, è vero. No, no. Quali sono le ragioni? Qual è il punto che vuole spiegare? E in che modo Nagarjuna e gli altri figli spirituali hanno spiegato questa cosa? In che modo hanno visto dov'è il punto importante? Questo è il modo di analizzare. Che analizza in dettaglio, in dettaglio con, con ragioni per cui il, 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 il modo di procedere della persona intelligente buddista non quelli che seguono la fede cieca, Il, la persona di intelligenza usa, usa, genera la fede sostenuta dall'investigazione razionale e intelligente. Per cui esattamente quello che ho detto qui, eh, ricercando le ragioni con una mente imparziale così da generare la fede che ho sostenuta dalla saggezza che nasce dall'avvenimento queste ragioni. Per cui, vedendo il scrittore dei famosi sei ornamenti dei due supremi, includendo anche Buddha Palita, Aria Vemuctissene e gli altri, sono indispensabili per questo fine. Io ho commissionato un nuovo dipinto su tela dei maestri che sono rinomati come i sei ornamenti, i due supremi, con l'aggiunta di altri nove lama del gnaggio, vasto e profondo, che viene dalla Landa, per cui 17 pandita. <sussurra> Per esempio, Tu Cirimpoce mi disse: Questo è ottimo, per piacere, scrivila questa invocazione. Penjic. Per cui è esortato dai, dai miei amici di Dharma che nutrono un grande interesse, che sono il monaco Buddista Tenzinghiazzo, ho composto questa invocazione 17 panni del Goroso Nalanda che illumina i tre tipi di fede, dopo aver sviluppato una fede inamovibile negli scritti eloquenti di questi saggi supremi. Io incontro molta gente, incontro molta gente di tante religioni e anche tanti scienziati. Per cui, quando, quando, per cui loro chiedono sempre perché, perché anche per quanto riguarda il, le, le parole di Buddha, gli insegnamenti, fanno domande. mèi mèi rung dō tō nèi, jirū shōnyi kī kū tāng jir sō ngā nèi yō mèi tō, sāb jè kī lèi kī shiān gún nèi dèi nā lèn dèi bèn rū shū rung kī chī kū sā shiān dàn dèi, qa dà tī ndì questo scritto è stato completato nell'esistenza di Tenzin e Andaram -sali in India in Pradesh, nel giorno di Machapadesha il primo giorno dell'undicesimo mese dell'anno ferro serpente del diciassettesimo Rabjun tibetano che corrisponde al 15 dicembre 2001 in accordo alla la tradizione Theravada 2545 anni dopo il passaggio alla beatitudine del Buddha <sussurra> Per cui questa è la storia, come, eh, perché ho composto questa preghiera di richiesta, per cui andiamo all'inizio, probabilmente all'inizio il, il Signore del, degli insegnamenti, il Buddha Bhagavan, come dice. Il, come dice Gerimpoce nella sua lode al sorgere dipendente, dipendente, in cui ha seguito questo grande maestro, per cui, sorto dalla compassione che vuole il bene dei migratori, se la deità è che ha ottenuto la suprema protezione, d'abbandono e realizzazione, e guidi i migratori insegnando il sorgere dipendente: mi prostro potente e capace, e sole degli oratori. Per cui il, 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 il segnamento fondamentale di, di, del Buddha Bhagavan è quello di aver mostrato la profonda realtà del sorgere dipendente come nelle ottime, eh, negli otto punti spiegati da Nagarjuna nella sua lode di omaggio nel fondamento della saggezza. Per cui, per cui non solamente è stato un grande maestro che ha ottenuto lo stato del distruttore del nemico, ma perché ha insegnato il sorgere dipendente, come nel 400 stanze Aria Deva dice. Cosa? Timo cosa. Cosa? Cosa? Timo che una negito, ti dicono tanti, tipo, Per cui così come. Così come il senso del corpo pervade tutti gli altri sensi, nello stesso modo, l'ignoranza pervade tutte le emozioni distruttive per eliminare, devi eliminare l'ignoranza. Qui che cosa dice? Tutto ciò che sorge per eh, dipendentemente, eh, è, è, è detto essere vacuità, e questa è la designazione dipendente per cui benché ci siano le, gli antidoti alle singole emozioni distruttive la radice è l'ignoranza per cui dal momento che tutte queste emozioni distruttive hanno come radice l'ignoranza che si afferra al vero nel momento in cui comprendi la realtà del sorgere dipendente ecco che la forte afferrarsi al vero diventa si allenta e scompare per cui hai chiarificato abilmente con il profondo ragionamento del sorgere dipendente per cui il buddha ha insegnato sulla base della sua esperienza diretta la, il significato profondo della vacuità ed è l'unico maestro che l'ha fatto mi prostro potente e capace hai chiarificato abilmente con il profondo ragionamento del sorgere indipendente l'intento della madre dei vittoriosi, il significato del definitivo libero da estremi. Sei il pioniere della via di mezzo del Mahayana, come profetizzato dai vittoriosi, faccio richiesta ai piedi di Nagarjuna, il chiarificatore, per cui il grande pioniere Nagarjuna, nel suo fondamento della saggezza. E nei suoi sei testi di ragionamento, nel, per cui questi testi sono, di Nagajuna sono favolosi. Tutto ciò che sorge, che sorge dipendente da vacuità è chiamata vacuità, e questo è. La designazione dipendente, dal momento che non c'è nessun fenomeno che sia che non sorga dipendente, non c'è nessun fenomeno che non sia vuoto di esistenza intrinseca. E, e, e altri versi sempre del. Ehm, del fondamento della saggezza il cui ciascun di, eh, dei 27 capitoli ha delle qualità particolari sempre nella direzione di portati a comprendere la realtà del sogger dipendente della vacuità e così pure anche per esempio eh, il sentiero come è spiegato nella preziosa ghirlanda sempre di Nagarjuna di lui discepolo, sapiente e supremo realizzato è attraversato l'oceano delle filosofie buddiste nostre è il gioiello supremo tra tutti gli genitori di scrittura di Nagarjuna faccio richiesta a Ariadeva, il figlio dei vittoriosi come vi ho detto eh, prima eh, le per esempio se studiamo le 400 stanze di Ariadeva è un testo veramente, anche questo, favoloso, superiore c'è questo passaggio che spesso, eh, che spesso penso eh, tam, eh, per prima cosa abbandona eh, le, il negativo poi abbandona il sé infine abbandona tutte le, eh, le visioni errate chi comprende questo è un saggio e questo è come la radice dell'amrim allora Andiamo avanti, questa era Redeva, hai ottenuto la suprema realizzazione e chiarificato il significato definitivo del sorgere dipendente che è l'intento di Nagarjuna, il profondo eh, il punto profondo dell'esistere solamente come mera designazione mentale. Faccio richiesta ai piedi di Buddha Palita, per cui con il suo com commentario al fondamento della saggezza che si chiama Buddha Palita il commentario stesso che ha composto lui hai confutato gli estremi della vera produzione e così via delle cose essendo i fenomeni esterni come appaiono le cognizioni valide pandit complete pioniere di questo sistema filosofico faccio richiesta a maestro Bava Viveka. Eh, per cui senza dover rifiutare il, la, il convenzionale ecco che Comunque la sua filo filosofia, nel momento in cui eh, la visione filosofica prasanghica parla di, della mancanza di esistenza intrinseca delle caratteristiche anche convenzionali, per il maestro Baiveka la sua visione filosofica in questo modo sarebbe impossibile generare una eh, cognizione valida del convenzionale.

E per la mera con condizionalità della relazione dipendente, che l'apparire e la vacuità sono il modo della via di mezzo, che elimina gli estremi, così ha insegnato con maestria il profondo, il vasto, spiegando completamente il sutra e Faccio richiesta a Chandrakirti, per cui Chandrakirti, che per quanto riguarda il tantra, ha composto questo incredibile. Profondo commentario al tanta radice di Guia Samaja, la lampada, che faccio parentesi adesso, Sherab sta traducendo, e così pure l'entrata in Madiamica, il testo radice del supplemento di Madhyamika. Per cui, se i fenomeni, per ripetervi di nuovo, una delle sue citazioni, eh, dal, eh, che parla appunto come i, gli svatantrica madiamica hanno bisogno di trovare un oggetto che sia l'oggetto della cognizione valida, altrimenti non sono in grado di stabilire quella realtà per cui non sono in grado di, di eh, aderire al fatto che i fenomeni anche convenzionalmente sono privi di eh, caratteristiche in accordo alle capacità dei discepoli ha introdotto ha insegnato con abilità ai discepoli tramite i molteplici ragionamenti profondi e vasti, meraviglioso sentiero straordinario, la grande compassione, facendo che Sashanti Deva, il figlio dei vittoriosi, per esempio, ci fu un momento quando ero io in Tibet che il Bodhisattva Charivatara, la tradizione della trasmissione orale e delle spiegazioni, non era presente nel Tibet centrale, per cui io ho. Ho cercato tanto di riceverlo, l'ho ricevuto da Kunola Marimpo Tenzingyalsen e, e lui stesso era la sua pratica del cuore più importante. Io quando ricevetti il, il Bodhisattva Sarvattara da lui eh, avevamo un testo che leggevamo eh, tutti e due insieme e eh, quando siamo arrivati al sesto capitolo della pazienza, eh, che, che, dove ci sono presentate delle ragioni che completamente zittiscono la rabbia e nell'ottavo capitolo dell'eguagliare e scambiare se stessi con gli altri delle negatività dell'egoismo e le qualità dell'altruismo questi sono estremamente stra straordinarie per come dice Shantideva se non, è, se non scambi te stesso con gli altri anche nella tua vita quotidiana in questa tua vita non potrai essere felice figuriamoci ottenere la liberazione l'illuminazione. guarda gli esseri ordinari che hanno solo lavorato per se stessi e i buddhi buddhistato che hanno lavorato per gli altri guarda la differenza per cui anche se, di sicuro se non scambi te stesso con gli altri non ottieni lo stato dell'illuminazione ma anche in questa vita incontrerai esclusivamente solo dei problemi, così come vediamo noi quello che succede in questo mondo in cui ci sono costantemente solo dei problemi: problemi finanziari, problemi medici, problemi di genere. Tutti questi problemi, alla fine, dove vanno a da, da dove sono generati? Sono generati esclusivamente dall'egoismo, dal pensare solo a a se stesse, come dice Shantideva, e se non cambi te stesso con gli altri, anche in questa vita avrai solo dei problemi. Per cui faccio richiesta a Shantideva, figlio di vittoriosi, in accordo alle capacità dei discepoli, ha introdotto il sistema madiamica della vacuità e dualità. Esperto nel chiarificare i ragionamenti madiamica di cognizione valida, ha propagato insieme di vittoriosi nella terra di Nevi, faccio richiesta a Grande Shantarakshita. Per cui al tempo dell'imperatore Trisondensen, eh, anche eh, se c'erano tanti saggi che venivano dalla Cina già presenti in Tibet, però loro non, eh, non avevano studiato e si concentravano solo nella meditazione. Per cui eh, Trisondensen non, eh, non era soddisfatto solo di questo. E riflettendo che il Dharma veniva dall'India e nell'India il, 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 il centro di istruzione più importante era il Nalanda, dove e dentro il Nalanda in quel momento era riconosciuto come il supremo dei saggi di Madhyamika e di Abhisamaya Lankara anche, era Shantarakshita. E Shantarakshita stesso aveva composto dei testi di eh, cognizione valida che noi stessi possiamo studiare ancora. Oh. Per cui mm. faccio richiesta al grande Bhatta Shantarakshita. Mm. Per noi in Tibet, i testi di cognizione valida. Eh, di Madiamica e Abisama Lankara che studiamo insieme, questo è grazie alla gentilezza dell'abate Shantarakshita. Hai spiegato perfettamente negli stadi di meditazione in accordo sud e tanta la visione madiamica prima di estreme, l'unione del camodo morale e della visione speciale, illustrando nella terra delle neve, insieme di Vittoriosi. Faccio richiesta ai piedi del Maestro Kamalashila era un suo dis discepolo il discepolo principale di Shantarakshita Shantarakshita stesso profetizzò al, all'imperatore in futuro quando ci saranno dei problemi riguardo alla visione, al procedere eh, la meditazione in vita Kamalashila i problemi sorsero poi con l'abate cinese. Protetto da Maitreya e rispetto nel no scusate per cui illustrando nella terra delle nevi gli insegnamenti autentici dei vittoriosi faccio richieste per i di Kamalashita protetto da mettere rispetto nel divulgare perfettamente tutto il corpo gli insegnamenti maiani, ha insegnato il sentiero vasto e profetizzato dei vittoriosi faccio richieste piene di Asanga ha insegnato la vacuità di dualità e i sei trattati dell'Abhidharma e dichiaro e' chiarificato le filosofia vaibhashika, saotrantika, cittamata, il supremo saggio famoso come secondo onnisciente faccio richiesta ai piedi di Vasubandhu. Eh, se, se Vasubando fosse presente, la prima cosa che gli chiederei, gli chiederei, ma dov'è questo monte mero? Per cui noi è possibile eh, eh, confutare questa cosa, per, così come spiega in Madhyamika, se qualcosa va contro la ragione va confutato tramite il ragionamento e la verifica della realtà, hai spiegato le scritture del Buddha, prendo centinaia di porte di cognizione valide, se è il logico che ha donato gli occhi dell'intelligenza, faccio richiesta ai piedi di Naga. Per cui, Dharmakirti di, di Naga era veramente un grandissimo logico, come il primo passaggio del secondo capitolo del trattato di cognizione valida e del compendio di cognizione valida. In cui il suo eh, spiega profondamente il passaggio iniziale della lode di omaggio, eh, hai perfettamente compreso tutti i punti importanti del sistema di conoscenza buddista no, tramite il sistema di ragionamento di tutti i è profondamente sautante che c'è, faccio richiesta per il Dharmakirti, Dharma poi la lampada che illumina il significato tra l'ornamento e il significato della perfezione della saggezza arriva da Zanga e suo fratello. La traduzione eccetera, faccio richiesta per Aria Vimutisena, profetizzato dalla vittoriosa e spiegato gli stiamenti di Maitreya, faccio richiesta per Ari Badra, Dopo aver sintetizzato bene il sistema del 100.000 sculture di spese, sei il Supremo Maestro che spiega senza errore. Faccio richieste di Guna Gabra, padrone del tesoro di gioielli delle qualità dei tre destrementi sei il Supremo Detentore, eccetera. Faccio richieste di Sakya Praba. Ha spiegato tutti gli insegnamenti vasti e profondi trasmessi dal Capace con il sentiero di tre individui eminente e gentilissimo e propagato in Tibet. Gli insegnamenti di Buddha facciano richiesta a Giovatisce. spinto da fede pura e indistruttibile. Rivolgo queste richieste anche a coloro che, essendo le sorgenti supreme delle spiegazioni, sono diventati saggi. Allora, con la comprensione delle due verità, le due verità vengono spiegate anche da Sautrantica, ma io qui cosa parlo? Solo Nagarjuna ha spiegato le due verità come sono spiegate nei testi della perfezione e della saggezza, con la comprensione delle due verità della realtà della base. Le quattro nobili verità della sofferenza, dell'origine, della cessazione del sentiero. Com'è questa verità della cessazione? Cos'è che spiega questa cessazione che è l'abbandono di tutte le sofferenze? La spiegazione profonda di questa cessazione viene dai testi di Nagarjuna, nelle, nei, nei testi di Madhyamika di Nagarjuna e di come questo pensiero danneggia profondamente l'ignoranza che si afferra al vero queste cose sono per noi da verificare da investigare per cui con la comprensione delle due verità della realtà della base posso ottenere la trasformazione magnifica della certezza del modo di produzione e eliminazione del samsara tramite le quattro verità per cui, L'insegnamento della cessazione va approcciato con ragioni valide e con questo tipo di intelligenza, allora si comprenderà come le emozioni distruttive sono delle cognizioni completamente errate, di come, e unendo questo alla comprensione che la mente, l'altura della mente è chiara luce, allora si aggiungerà veramente a comprendere la natura della cessazione di, e del fatto che è possibile ottenerlo. Santità sta recitando a memoria delle strofe dell'ultimo capitolo della... Supplemento di Madhyamika, in cui eh, Chandrak Chandrakirti spiega appunto come in questo modo il Bodhisattva procede fino all'illuminazione, per cui questi testi come il supplemento di Madhyamika sono veramente il nostro fondamento. Eh, coloro che studiano i grandi trattati, eh, esattamente quello che dovremmo fare noi. Noi dovremmo basare la nostra pratica su questi insegnamenti, fare in modo di ottenere le stesse qualità di Chandrakirti, dobbiamo sforzarci in quella direzione. Per cui, con la comprensione delle due verità della base per ottenere la trasformazione magnifica del modo di produzione e illuminazione del il samsara tramite le quattro verità, e con la cognizione valida che il fondamento delle tre fedi e dei tre rifugi possa piantare la radice della liberazione. Per cui, quando prendiamo rifugio, dobbiamo riflettere su questa base, comprendere sulla base delle due verità, le quattro nobili verità, e su questa base generare la fede nel, nel rifugio dopodiché tramite la mente dell'immersione definitiva che ricerca la pace e la liberazione di tutte le sofferenze possedendo la radice e grande compassione che il desiderio illimitato di proteggere tutti i migratori posso ottenere la trasformazione magnifica della bodhicitta spontanea dopo aver completato lo scotto la riflessione e la meditazione il significato di tutte le scritture e la trasformazione unita per conseguire facilmente certezza su tutti i punti importanti del veicolo Vajra in tutte le mie vite possa acquisire la perfetta la base perfetta che possiede i tre addestramenti superiori. Per cui pensando, noi di solito pensiamo che voglio ottenere lo stato di Buddha senza veramente analizzare che cos'è lo stato di Buddha, invece, invece ascoltando, riflettendo e meditando costantemente il significato di tutte. Le scritture dei grandi pionieri in tutte le mie vite possa acquisire la base perfetta che possiedi tre addestramenti superiori con comprensione e pratica. Insegnare la dottrina scritturale di realizzazione in modo da portare avanti le attività degli insegnamenti proprio come i grandi pionieri che hanno preservato e propagati. Possono la comunità del Sangha essere sempre impegnate nell'attività di studio progressivamente, abbandonati i mezzi di istruzione improprio, possono produrre saggi realizzati che adornano continuamente. Tutta la superficie del mondo, a causa di questo impegno, possiamo percorrere tutti gli stadi i sentieri del sud del Tantra e velocemente ottenere il vittorioso Stato onnisciente che compie spontaneamente i due scopi in modo da agire per il bene dei migratori finché esisterà lo spazio. Ecco questa preghiera di richiesta ai 17 panditi. E vi ho dato la tr trasmissione orale e la spiegazione. All'inizio vi ho letto il colophone E come dico nel colophone di questa preghiera, noi a, a giorno d'oggi siamo esposti a, alla conoscenza di tante religioni e tante visioni filosofiche, proprio perché il mondo è diventato molto piccolo e c'è una costante comunicazione. E le altre religioni hanno un po' dei problemi a discutere con, con, con la comunità scientifica perché appunto dicono che il, tutto il mondo, tutti i fenomeni sono creati da un, da un Buddha. Da un Dio creatore diventa difficile per la comunità scientifica accettare una cosa di questa, mentre invece nel buddismo, che parliamo del causa-effetto, del sorgere dipendente, e tutte le spiegazioni avvengono sulla base di ragioni valide, allora è più facile discutere e eh, avere degli scambi con la comunità scientifica, come io ho fatto da 40 anni a questa parte. Eh, eh, per cui per, 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 fare, per comprendere in questo modo do, dovremo per prima cosa, il più possibile, sforzarci nello studio dei testi dei trattati di questi grandi panditi e veramente portarlo nella pratica della nostra, dentro di noi e generando una fede indistruttibile su questa base. Eh, di come affrontare ed eliminare le emozioni, le emozioni distruttive adesso torniamo alle domande mi sa che hanno un po di feedback con i microfoni comunque e io le ho scritte queste domande, now, credo che la prima sia questa. To per cui ci muoviamo adesso alla sessione di domande e risposte. Per cui cominciate per piacere. Allora, vediamo se questa è la domanda come sbarazzarsi rapidamente della rabbia e dell'egoismo soprattutto quando non sopporto la rabbia so now this time uh, we are inviting the director of asalt hochtud or kind children uh, care center to say a uh, vote di of... cui il direttore di no per prima cosa sono delle parole di ringraziamento da un direttore di un eh, scuola di bambini ирхм хүнд танта уулзаж очих их ховор тохиолдол тохиолцонд би болон ахсуулт хүмүүс төрөөлсөн. Манай манай хамт олон манай хамт олонны хойд зовж байгаа хэн нэгэн тусламжийн гараа сунгаж өгсөн. Өрхний сургаалд итэгдэг их хэл үнүмшил маань энэ ажлыг тууштай сэтгэл шилөлтөй хийхэд нөлөөлөж ирсэн билээ. Манай асрамжийн төвөнд үйл ажиллагааг дэмжиж таны илгээсэн хайр хөшгийг бид ихэд талархан баярлаж хүлээж авсан энэ хайр хөшгийг бид шинээр баригдаж буй асрамжийн төвдөө зарцуулсан бөгөөд илүү олон хүнд туслах болно гэж танда хэлجэе. Тэгээд долоо багш танда бид бүхэн баярлаж талархснаа илэрхийлж байна. First of all, my most heartfelt greetings to your holiness. Prima cosa voglio estendere il mio benvenuto a Sua Santità. Per me è un'opportunità rarissima di poterti incontrare attraverso questo eh, evento. E, essendo buddista. Mi incoraggio a lavorare per gli altri con tanta determinazione. Siamo felicissimi di aver ricevuto il tuo sostegno eh, che hai aiutato per la costruzione di, un, di uno stabile che serve per le nostre attività, per beneficiare più persone possibile. Accetta, ti prego, la, la nostra gratitudine più sincera. Our NGO is a nursing home and provides residential care to the elderly and people living with disabilities. With the motto: This is probably the project of this person, small, a casa di riposo. Basata sui principi della compassione and and e dell'amore per gli altri. to the most vulnerable, older and disabled people who have no home and no one to them. Today more than 50 people live and receive care at the They see and trust us like we. Il, lo stabile credo che sia stato sponsorizzato da santità e anche degli orfanatrofi e delle scuole per bambini, ma abbiamo ancora bisogno di posti per le persone handicappate che hanno delle difficoltà fisiche per poter dare a loro con affetto l'aiuto che hanno bisogno. Abbiamo cominciato nel 2015, nel 2019 abbiamo venuto la Maghegen che è venuto nel nostro progetto, we e, Lamegegen 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 nel nostro progetto e la Maghegen la poi ha informato sua santità, santità di quello che avevamo bisogno. La sua santità ha aiutato, ci ha aiutato donandoci 50.000 dollari che sono serviti per fare le fondazioni del nostro eh, centro medico.

Tutti noi, che siamo esseri umani, dipendiamo dal gruppo, dalla società, appena, no, appena nada, da quando siamo appena nati, non potremo vivere da soli nel mondo, eh, dipendiamo dalla madre appena nati e poi di, di, dipendiamo dai nostri parenti, dai nostri familiari e se guardiamo dal punto di vista più vasto nel mondo intero, tutti noi che siamo qui nel mondo, tutti gli, noi esseri umani siamo, abbiamo una relazione, siamo interdipendenti, per cui avere una mente compassionevole e di altruismo per tutti, eh, eh, pensando che gli altri sono esattamente come me degli esseri senzienti pensando solamente a se stessi è un pensiero, è un pensiero stupido per cui come, come nella lama Ciopa, eh, osservando tutti i difetti dell'egoismo e tutti i vantaggi dell'egoismo eccetera in particolare nei nostri giorni in cui sul mondo nel mondo non ci sono più veramente, non si può più parlare di confini nord, sud, est, ovest, l'economia abbraccia tutto il mondo, la pandemia abbraccia tutto il mondo, ma gli altri. Specialmente per le persone che hanno bisogno, come i poveri, che non hanno nessuna possibilità, è indispensabile aiutarli. Coloro che sono destituiti, che, non, che hanno eh, malattie, eccetera. Per gli, gli anziani, dobbiamo assolutamente aiutarli. E, 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 e io mi rallegro tantissimo di tutti i progetti che stanno emergendo in questa direzione. Per cui, e non solo, anche se ci sono queste organizzazioni, tutti noi indi individualmente dovremmo contribuire, contribuire a far diminuire il divario tra la povertà e la ricchezza, a far diminuire... Il, il, tutti i problemi che possono avere le persone dalla mancanza di cibo, di acqua, di sostegni, di medicine, per cui individualmente tutto quello che possiamo fare per aiutare le persone che, che hanno bisogno dobbiamo farlo, specialmente le, le persone

Per cui organizzare, fare anche dei gruppi, delle organizzazioni, delle fondazioni che aiutano è fantastico. Per cui... La so, mm -hmm. so, first question is by Tsog. From allora, una, una, la prima mm. domanda da una persona che viene da Ulaanbaatar. Credo che sia questa. Forse è questa come sbarzarsi rapidamente la rabbia dell'egoismo, soprattutto mm. perché la rabbia è insopportabile. Oh, tèng'o ranzo, tà, zìg'è ch'è tè yéng'è tsàmo lòg'è, zìg'è sù sù... sù sù mì zì nà lò, kàng'è tsè bè kədù lì yá, zìg'è kùn ch'è lò tè bà tsà rò, mè lòm tsà rò dì, No, forse è la seconda allora molti buddhisti mongoli vangono al tempio una volta all'anno fanno visita ai lama per predire il futuro e cantare i testi del Dharma, a portare frutto. Dopo tale attività mi sembra che tutte le cose vadano migliori. No? Ma i divoti di altre religioni, gli atti, criticano che è una sciocchezza. Cosa ne pensi? Beh, e chiunque segua la propria religione fa queste attività, prende rifugio nel proprio rifugio. E per esempio i cristiani hanno il loro rifugio, i buddisti hanno il loro rifugio. Per cui quando abbiamo dei problemi e da migliaia di anni si ha fede nella propria religione ma coloro che invece non hanno fede in nessuna religione o che sono contro le religioni per esempio, per esempio andare al tempio eh, fare delle preghiere per non avere problemi eccetera coloro che non praticano sono contro le religioni per loro queste sono attività completamente inutili poi ci sono quelli che spiegano quelli che seguono le religioni monoteistiche eh, che credono in un Dio creatore per noi dal punto di vista filosofico è qualcosa di insostenibile mentre invece loro pensano di noi che non crediamo in un Dio creatore e che siamo noi a essere oscurati e ignoranti per cui dal punto di vista religioso noi facciamo delle preghiere al Buddha Bhagavan, ai protettori del Dharma, eccetera. Per cui, ma questo avviene sulla base di avere generato delle ragioni valide che stabiliscono l'autorità dell'oggetto delle nostre preghiere, non per fede cieca oppure per... Eh, propiziare degli spiriti locali eccetera anche se nei villaggi questo avviene a volte la cosa per esempio anche nel caso del maestro non dobbiamo seguirlo solo perché ha un nome elevato ma vedere veramente la sua pratica eh, dell'ascolto, della riflessione, della meditazione e che tipo di qualità ha a livello di meditazione, a quel punto allora gli si può anche chiedere se c'è bisogno delle divinazioni, eccetera, altrimenti tutto è, è tutta una, una. tutte quelle sono attività un pochettino ignoranti per cui l'oggetto il, il, delle nostre preghiere e se è una persona fisica dove ricerchiamo l'aiuto un lama eccetera Dobbiamo essere sicuri che possiede le qualità per adempiere alle nostre richieste, non solamente un nome. Per cui vedete il buddismo l'approccio è sempre e esclusivamente eh, sulla base di eh, investigazione intelligente e ragionamenti validi. Andare senza pensare niente e, eh, con una fede cieca. E, fare, e chiedere delle benedizioni, delle preghiere, delle divinazioni non ha troppo significato. Per esempio, andiamo a chiedere una divinazione, quello che si chiama in tibetano un mo, e poi questo vengono delle pughe da fare, eccetera. Per esempio, in Occidente il. il eh, noi invece di essere autosufficienti e muoverci e attivamente fare, lavorare per quello che vogliamo invece noi stessi di agire pensiamo che lo debba fare qualcun altro da un altro, un lama, eccetera. Per cui gli chiediamo di pregare per noi, di fare questo e quest'altro. E se chiediamo delle divinazioni, se la persona ha veramente delle qualità, allora è possibile ricevere delle risposte valide. Ma comunque, questo. Ha a che vedere molto con una, un modo di agire che adesso è superato e obsoleto. Allora, la terza domanda. Saluti a nome dei 100.000 abitanti della nostra città, a nome dei 3.000 abitanti della IMAI di Bayangor che vivono nella città di Edernet e a nome dei 7.000 impiegati dell'impianto di estrazione e lavorazione. Attendiamo la vostra risposta con grande pulizia del cuore, mentre stiamo al passo con il progresso tecnologico. Ho una domanda eh. per lei su come trattare correttamente con la natura ah, le sì. tecnologie moderne e la loro per relazione. Dire. Come si dovrebbe interagire con la natura? Grazie mille Sui. per aver spiegato il potere della Sui. natura, il grande potere non della giù. tecnologia e il giù. potere si. del corpo. Si. La armoniosa esistenza, cordialmente resistente minatori, minatori di Ethernet. Per cui l'estrazione mineraria, per esempio. Uh, uh, queste sono attività. Che vengono svolte dovunque. Ti si va, va bene, in Ma se che meno, Utilizzare utilizzare queste risorse per la comunità. Ter eh. per esempio Anche per esempio. Per esempio Bisogna stare attenti a queste attività, a limitarle alle loro necessità, altrimenti l'estrazione mineraria, la deforestazione per l'uso del, del legno, eccetera. Poi l'eccesso di questo porta a degli scompensi nell'ambiente, che vediamo anche al punto in cui le attività. Eh, minerari per esempio anche l'uso dei combustibili fossili che sta cambiando proprio perché i danni che abbiamo ricevuto nell'ambiente adesso si parla più di energie ecosostenibili che vengono dall'energia solare dall'energia eolica eh, pensando appunto di, di poter utilizzare e avere la, la funzione della nostra infrastruttura senza danneggiare l'ambiente, questo è molto importante, per cui è importante fare di tutto per non danneggiare l'ambiente con le nostre attività. In passato, quando eravamo pochi sul pianeta, non c'era troppo problema. Ma adesso, a causa della popolazione mondiale che è aumentata tantissimo, e anche dello sviluppo tecnologico, ecco che, ecco che se queste attività eh, superano quello che devono fare fino a danneggiare l'ambiente, dobbiamo stare attenti. Adesso, andiamo alla quarta domanda. Che dice cerco da, di fare qualcosa di utile per gli altri, ma a volte il mio aiuto fallisce e fa arrabbiare gli altri. Cosa posso fare in quel momento? Per cui io, io sempre. Sai, non che Senta, sta leggendo la domanda che ho appena letto. Per cui gli esseri umani vengono con diversi caratteri, diverse eh, attitudini. Ecco perché il Buddha Bhagavan, vedendo tutte queste differenze, ha dato vari insegnamenti riguardo alla disciplina ehm, alla perfezione eccetera sempre in accordo a, alle differenti capacità degli esseri per cui quando noi vogliamo aiutare gli altri ma gli altri si arrabbiano per cui anche se tu con un'attitudine altruista veramente agisci per il bene degli altri e, e vedi che la persona si arrabbia, allora devi un attimino eh, devi fermare quelle attività, devi, 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 devi analizzare la situazione e, e nel momento in cui è meglio non agire, è meglio non agire. Come negli, negli otto versi della trasformazione mentale, con chiunque eh, mi accompagni, posso sempre considerare questi esseri come lo, il supremo gioiello che esaudisci i desideri. Poi, quali, la quinta domanda è questa: quali Now principi di vita si dovrebbero the... seguire? Da Bayoncor, dalla provincia di quali principi di vita si dovrebbero seguire in questi tempi in cui coloro che credono nella compassione, nella verità e nell'equanimità nell sembrano diventare sempre vittime, 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 vittime mentre coloro vittime, che sono vittime. maliziosi sì, e sì. Nelle loro pensieri e azioni, coloro che sono ingiusti verso gli altri e che abusano del potere, che danno valore al denaro, sembrano sempre vincere e guadagnare nella vita. <totipotente>

Però sembrano essere più felici quelli che, quelli che abusano degli altri e quelle persone che hai detto. Ci sembrano, però, queste persone, se vai a guardare, di sicuro profondamente sono infelici. Per cui, non solo, queste persone sono additate dagli altri come, eh, come persone non affidabili eccetera per cui anche a livello sociale non è che sono associati mentre invece se procedi con una mente positiva con pazienza e con altruismo piano piano, piano, piano questo viene riconosciuto e avrai l'accettazione totale degli altri mentre invece coloro che come dici te sembrano eh, maliziosi eccetera sembrano avere dei benefici piccoli momentaneamente ma in realtà sono persone no, infelici go. a lunga scadenza no, hanno più puoi. problemi poi la sesta domanda sei stato invitato e eh. visitato molti oh, paesi per il bene di tutti gli esseri senzienti in termini, nei termini della conoscenza buddista l'educazione spirituale e la tradizione come definisci i mongoli rispetto alle altre persone so, sì, che ha incontrato uh, allora i, così come i tibetani i, anche i mongoli vivono in una nazione buddista sono buddisti e il buddismo eh, così come dei tibetani viene studiato e praticato sulla base della cognizione valida e dei grandi trattati infatti nei secoli questo ha dato origine a tantissimi mongoli saggi e, e grandi praticanti che possedevano la pratica dell'ascolto, riflessione, meditazione e la pacificazione dei sensi eh, questi, molti ne ha prodotto questo sistema per cui questo è qualcosa che è presente in questa nazione per cui benché ci siano stati de dei problemi in passato adesso noi il Dharma lo dovremmo approcciare veramente dal punto di vista accademico e con lo scambio con la comunità scientifica occidentale, moderna, per cui così come quando io lo dicono, quando parliamo invece di eh, Montemero, e i quattro continenti, eccetera, se continuiamo a credere in, que in, que in, que in quelle cose avremo dei problemi a poter avere degli scambi col mondo moderno perché è inaccettabile ciò che è veramente importante è il contenuto degli insegnamenti della, della scienza della mente che c'è nel buddismo che può veramente provvedere qualcosa di grande beneficio al mondo e questo lo posso dire nella mia esperienza personale per cui il, la scienza occidentale non ha conoscenza della scienza della mente come nel, il buddismo, ma nei, in questi giorni, piano piano, nei tempi moderni, c'è sempre più attenzione degli, della comunità scientifica su questo punto del buddismo, della scienza della mente, proprio perché... Anche la fede nel buddismo avviene sulla base della saggezza che, che non ha... Per cui se, se qualcosa va bene è perché si basa su delle ragioni valide. Per cui osservando... Il come si sta sviluppando il mondo? Il Buddha Dharma, che possiede le spiegazioni basate sulle cognizioni valide di come la sua pratica immediatamente porta dei risultati positivi nel proprio modo di pensare. Anche voi dovreste procedere a studiare e a comprendere il Dharma in questo modo, non solo con fede cieca, ma la, la fede che si basa sulla saggezza che richiede lo studio e lo studio, come vi ho detto, deve avvenire sulla base dei testi dei trattati come, composti come per esempio dai 17 Pandit che abbiamo appena visto, il, eh, la preghiera. Per cui avere fede o non fede è una libertà personale, ma nei momenti di problemi il, la fede può provvedere, specialmente nel buddismo, può provvedere tanto ristoro e specialmente se veramente questa fede è basata sulla conoscenza delle spiegazioni dei testi, allora è di certo avrà un grande beneficio per quelli che praticano questa tradizione nel momento in cui affrontano problemi. Per cui, vedete, siamo nel XXI secolo, poi ci sarà il XXII secolo, il secolo, XXIII secolo, a quel punto a che punto sarà il riscaldamento globale. Anche nei nostri testi è menzionato il, 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 il calore e il fuoco che distrugge l'universo. E credo che siamo vicini a questa situazione, osservando come il riscaldamento globale continua ad aumentare e molti anche scienziati hanno constatato questa cosa e dicono che a causa di questo riscaldamento globale probabilmente in pochi decenni nel diventerà insopportabile in questo mondo e vediamo che i ghiacciai si sciolgono li vediamo anche adesso e il, per cui cosa vuol dire che i, il, i corsi dei fiumi che scaturiscono dal Tibet nell'Himalaya piano, piano piano si estinguono per cui è, è, è molto possibile che l'ambiente no. debba attraversare un periodo di cambiamento drammatico. Poi? La prossima domanda sembra che sia questa. Cos'è l'etica al di là della religione in breve? senza pensare a un Dio, a vite passate e vite future, che sono tutte cose inerenti alla religione, ma senza questo tutti noi esseri umani siamo uguali. Eh, se ci aiutiamo reciprocamente con affetto, allora quella è un'etica che non dipende dalla religione, ma dalla realtà. Proprio perché siamo esseri umani e dobbiamo vivere insieme e anche il, la ricchezza e le risorse sono condivise. Per cui io sono uno degli, a, degli altri infiniti esseri senzienti e per vivere dipendo da loro, per cui è importante che non avere nessuna ostilità verso nessuno. Per cui questa è un'etica che non ha bisogno di essere sostenuta da spiegazioni di vite passate, future, paradiso, inferno, Dio, non Dio, eccetera, ma proprio per un fatto di naturale, siamo esseri umani, dipendiamo dalla società e tutti noi abbiamo bisogno di affetto e di sostegno esattamente come gli altri. Questa è l'etica al di là della religione. La religione è una questione personale, di diritto personale, ma il fatto che noi tutti dobbiamo vivere insieme, per cui è necessario avere dei rapporti di affetto e d'aiuto è qualcosa di buon senso. Infatti, come dice Deva, non puoi essere felice neanche nella tua vita se non scambi te stesso con gli altri. Infatti, guardiamo nel, nel, nel mondo, se guardiamo a livello generale, eh, di paesi e di piccole comunità, le persone che causano problemi den dentro queste comunità, eh, che danneggiano la comunità, le possiamo vedere. Per cui, che agire solo per se stessi con egoismo danneggia il bene comune. Per cui. Se invece procedessimo tutti insieme, considerandoci tutti uguali, senza danneggiarci, sarebbe di grande beneficio. Poi qual è l'ultima domanda, mi sembra, per oggi? Che dice, c'è un modo per praticare il buddismo e il dharma insieme alla nostra vita quotidiana mentre lavoriamo? Now this is the question and answer session is over. And, uh, I would like to thank your Abbiamo finito le domande e le risposte voglio ringraziare sua santità per Here, i tuoi profondi insegnamenti e spiegazioni e vorrei annunciare by by che alla fine di questa sessione possono i tuoi piedi di loto Rimanere per migliaia di eoni e posso, santità, vivere a lungo per essere di beneficio agli insegnamenti e agli esseri senzienti. Grazie. Grazie. Ci vediamo anche domani. Domani ci sono i tre aspetti principali del. Sentiero, ok? Per cui ciao a tutti.